Una treccia soffice soffice dentro, goduriosissima, che ti conquisterà al primo morso. Benvenuti sul canale, cari belloni. Oggi cuciniamo assieme un dolce lievitato che sarebbe tipico di una piccola valle del Trentino che si chiama Val dei Mocheni. Questa treccia è uno spettacolo perché abbiamo una pasta lievitata dolce, un pan brioche che viene farcito con crema pasticcera alla vaniglia in questo caso, ma potete scegliere quella che volete, e frutti di bosco. Quindi cominciamo subito. Come primo ingrediente, ovviamente, se parliamo di lievitati parliamo di farina. E io sono super mega arci contento di dirvi che con questo video iniziamo a fare una collaborazione che durerà un anno con Farina Petra. Questo è il primo contenuto che facciamo assieme a loro. È un'azienda di grandissima qualità che veramente porta tanta qualità al mercato della farina. Pensate, mia mamma è sempre stata una consumatrice di farine Petra e conosco bene la loro qualità, quindi sarà proprio bellissimo potervela trasmettere. Loro ovviamente hanno tantissime varietà di farine, però secondo me la più adatta per questa preparazione è la Petra 0101 HP, che è una farina di tipo 1, quindi una semi-integrale, però con un grano parzialmente germogliato. E sapete che cosa porta la germogliazione? Porta ad ottenere una farina più performante dal punto di vista fermentativo. E otterremo dei prodotti finiti più leggeri e friabili, quindi proprio una poesia unica. Qua sotto trovate il link per andare direttamente sul loro shop. Abbiamo parlato della farina, ora teniamola da parte, anzi, possiamo lasciarla nella ciotola ad ossigenare. Sappiate comunque che questo impasto lo potrete fare anche senza planetaria, ve lo dico già. Latte lo dobbiamo fare un po' scaldare perché all'interno ci facciamo sciogliere lo zucchero. Mi raccomando, il latte non deve scaldarsi troppo. Comunque spegniamo il fuoco, aggiungiamo le uova, che così contribuiamo ad abbassare la temperatura. Nel frattempo in una ciotola sbriciogliamo il lievito di birra, che può essere fresco oppure secco, e poi quando il latte e le uova sentiamo che sono a temperatura ambiente le versiamo nel lievito. Prendiamo una frusta, sbattiamo molto bene in modo tale da omogenizzare il tutto, e poi mentre la foglia della planetaria è in azione, oppure le vostre mani insomma stanno ossigenando la farina, versiamo pian pianino i liquidi e lasciamo amalgamare il tutto. Togliamo dalla planetaria la foglia, introduciamo il gancio, ovviamente se impastate a mano andate avanti con le vostre mani, e aggiungiamo il sale. Impastiamo fino a quando notiamo che l'impasto veramente si è incordato. Sappiate che per facilitare il processo di incordatura con la planetaria è meglio che ogni tanto l'impasto lo fermate, sollevate la planetaria, magari ribaltate un pochino l'impasto in modo tale che una parte che non è stata molto impastata questa volta verrà impastata molto bene, e proseguiamo veramente fino ad ottenere un composto liscissimo. Dobbiamo proprio vedere che l'impasto ha cominciato ad assumere una certa tenacia. Fatto questo, noi ci siamo preparati a parte del burro morbido, non deve essere eccessivamente morbido però, mi raccomando, che è stato aromatizzato con scorza di limone, bacca di vaniglia oppure, come nel mio caso, estratto di vaniglia. A cucchiaiate, veramente piano piano, dobbiamo aspettare che prima una cucchiaiata sia stata assorbita, poi possiamo introdurre un'altra cucchiaiata e così via, aggiungiamo il burro. Fatto questo, vedremo proprio che l'impasto sarà bellissimo, proprio morbidissimo. Dobbiamo farlo lievitare nel forno spento con la luce accesa per circa 2 ore, poi toglietela dal forno e introducetela nel frigo per circa mezz'ora, 40 minuti. Proseguirà la sua lievitazione, ma allo stesso tempo la temperatura dell'impasto diminuirà un pochino e quindi sarà più facile lavorarlo, perché ovviamente avendo del burro all'interno, se l'impasto risulta meno caldo sarà anche un pochino più compatto. Interrompo 2 secondi solamente per dirvi che se mettete like e condividete il video mi sostenete ancora di più, quindi vi ringrazio ancora di più. Siamo pronti a realizzare la nostra treccia. Vi do 2 opzioni: potrete sfogliare un pochettino l'impasto in un modo molto molto semplice, oppure non fare questo processo, che ovviamente vi darà meno gioco di croccantezza e la texture sarà un pochino meno particolare, diciamo così, però ovviamente il risultato sarà buonissimo lo stesso. Se volete fare questa parte di sfogliatura, che non è neanche una sfogliatura, è un processo che vi permetterà di ottenere appunto una consistenza un pochino più interessante, basterà dividere l'impasto in 8 parti e poi potremmo cominciare a dare una forma rettangolare a questi pezzi e poi stenderli molto molto sottilmente. Andranno sormontati uno sopra l'altro e spennellati con del burro fuso ad ogni strato. Lasciamo ancora
magari riposare 10 minuti e poi stendiamo l'impasto fino ad ottenere un rettangolo di circa 30x40 cm. Ovviamente se questa fase non l'avete voluta fare, basterà prendere il vostro impasto lievitato e stenderlo delle dimensioni di 30x40 cm. Possiamo iniziare a formare la nostra treccia. Dobbiamo avere i lati corti dell'impasto, quindi 30 cm di fronte a noi. Dobbiamo dividerlo in tre parti. La parte centrale sarà quella che rimarrà intatta, invece le due parti laterali dovranno essere incise benissimo con una rotella oppure anche con il coltello, formando delle strisce a spina di pesce. Dovranno essere oblique le strisce del lato destro e del lato sinistro, della stessa dimensione e della stessa numerazione. Nella parte centrale ci andremo a mettere un bel po' di crema pasticcera sopra della confettura di mirtilli e sopra questa confettura qualche frutto di bosco fresco, ci può stare sempre. Ora dobbiamo chiuderla. Partiamo dalla striscia di destra, ok, poi sinistra, destra, sinistra, e continuiamo in questo modo fino a terminare tutte le strisce. Noterete che sarà sempre più bella la vostra treccia e quando l'avete assemblata è pazzesca. Ora portiamola su un foglio di carta forno. Mi raccomando, quando fate la treccia, ancora prima di formarla, dovete metterla su un foglio di carta forno, perché così sarà molto più facile poi trasportarla. Quindi appunto la mettiamo su una teglia, la lasciamo lievitare nel forno spento con la luce accesa, possibilmente con un pentolino di acqua bollente al di sotto, in modo tale che in forno si creerà la giusta umidità. Poi togliamola dal forno, preriscaldiamolo nel frattempo a 170 gradi in modalità statica, spennelliamo al di sopra della treccia dell'albume d'uovo sbattuto e, se volete una crosticina pazzesca, zucchero semolato sopra, e poi in forno 40-50 minuti o comunque fino a quando la vostra treccia avrà questa doratura che vi ho fatto vedere, ok? Vi consiglio assolutamente di tagliarla da tiepida, è favolosa, ma anche da fredda il giorno dopo. E la cosa bella è che la crema pasticcera e i mirtilli manterranno all'interno di questa treccia il giusto tasso di umidità, oltre che a creare un dolce ancora più goloso. Ora mi sono tagliato una fettina perché voglio proprio trasmettervi quanto è buona. Intanto guardate il ripieno dentro. Ha proprio la giusta quantità di ripieno, perché quando la addentate sentite il gusto di tutte e tre le parti. Mettete la frutta fresca dentro anche, perché trovate il mirtillo succoso dentro. Io sono certo che una volta che preparate questa bontà non l'abbandonerete più. Ogni volta che la addento mi viene sempre più voglia di dirvi che dovete assolutamente provarla. E se la provate, taggatemi su Instagram o su Facebook, lo sapete, su Instagram poi trovate i reel. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E poi qua sotto invece trovate il link per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Ringrazio tantissimo Petra per aver collaborato in questo primo video e noi ci vediamo tantissimo in un altro. Prestissimo, volevo dire. E provatela!